Ragazzi, ma ve lo siete mai chiesti come suona, che ne so, una Stratocaster mista a una Jazz Master? Perché io mai, cioè non so se sono l'unico. Eppure le chitarre di questo video risponderanno a questa e ad altre strambe e forse abbastanza inconsuete domande. Tutti noi, e il primo sono stato io, abbiamo amato la serie Classic Vibe di Squier. Forse una delle migliori chitarre con rapporto qualità-prezzo che si sia vista ultimamente. Forse non tutti sanno che in realtà la Classic Vibe non è l'unica serie prodotta da Squier con questo prezzo e con questo livello di qualità. Solo che di Classic non c'è praticamente niente. Esiste infatti un'altra serie prodotta da Squier che si chiama Paranormal. Mi sono letteralmente ammazzato dalle risate quando ho tolto queste chitarre dalla scatola, perché sono una più folle dell'altra, una più stramba dell'altra, però tutte hanno un fascino particolare e oggi ve le faccio vedere perché è un peccato che se ne parli così poco, proprio perché hanno un rapporto qualità-prezzo pari alla rinomatissima e famosa Classic Vibe. Anche se sono certo che provocherà dei mini infarti anche ai meno tradizionali. Ne ordinate 5 da strumentimusicali.net e trovate il link in descrizione per vedere prezzi, disponibilità, colori e tutto il resto. Ve le faccio vedere, ve ne parlo, ve le faccio anche ascoltare, suonerò. E a proposito del fatto che ve le faccio ascoltare, sappiate che ho scelto un suono e uno stile per ogni chitarra che, boh, non lo so, era quello che quella chitarra mi stava trasmettendo in quel momento, perché sono talmente strane che non è immediatissimo proprio. Cioè non è che le guardi e dici con questa faccio blues, con questa faccio metal. Sono molto molto particolari e adesso ci arriviamo, capirete. La prima chitarra è la Telecaster Offset. Questa chitarra è praticamente una classica Telecaster ficcata dentro il corpo di una Jazz Master. E qua secondo me hanno perso un'occasione, perché immaginatevi che figata se si chiamava Jazzcaster o Telemaster. E se Fender sta ascoltando, voglio i diritti su questo nome. Manico e tastiera sono in acero ed è un classico manico Telecaster con la scala lunga tipica Fender e con il radius 9,5. I controlli, l'elettronica, i pickup, il ponte, tutto è quello che ci si aspetta di trovare in una normalissima Telecaster, a differenza soltanto del corpo che è in pioppo e sarà in pioppo per tutte le altre Paranormal, e che è proprio quello di una Jazz Master. E per questo motivo questa chitarra per lo più è una Telecaster con un impatto scenico molto diverso, ma quello che ci si aspetta quando si ascolta questa chitarra è quello che ci si aspetta da una tele. Questa è una delle mie preferite perché ha le sonorità classiche che tutti noi insomma conosciamo, però in un look insomma che si fa guardare. Ha certamente un forte impatto scenico, ma questa è una caratteristica che hanno praticamente tutte le chitarre di questa serie. La seconda chitarra è esattamente il contrario della prima, perché una Telecaster, che però si è incrociata con una Jazz Master, ma questa volta ha vinto la tele. Questa qui è la Telecaster Cabronita Thin Line, in pratica è una classica Telecaster Thin Line, ha tutto quello che deve avere una Telecaster, con l'eccezione dei due pick-up che sono esattamente invece quelli di una Jazz Master. Un errore comune che fanno in tanti, tranne quelli che hanno visto il mio video sulla Jazz Master, è quello di scambiare questi pick-up per dei P90. In realtà, anche se ci possono un po' somigliare, i pick-up della Jazz Master non sono assolutamente dei P90, anzi sono molto diversi dai P90 e molto più simili, se vogliamo, ai classici pick-up di una Stratocaster. Sono pick-up con volume molto contenuto e con un suono piuttosto sottile che si sposa secondo me in maniera eccellente con il twang tipico della Telecaster, che è dovuto al tipo di manico che ha, al tipo di ponte e costruzione generale che ha. Il manico è sostanzialmente lo stesso della Jazzcaster, ormai ho deciso che si chiama Jazzcaster, e il colore secondo me da 110 e lode non te l'aspetti su una chitarra che costa così poco. Cioè, a guardarla così, dai, come fai a pensare che costa meno di 400 euro? Ok, ancora non capisco com'è che non abbiamo tutti almeno una Paranormal.
sono costretto a parlarvi di questa chitarra. Andiamo dritti al punto perché so che questa scioccherà alcuni di voi. Questa è la Supersonic. Faccio un appello diretto proprio alla persona che ha ideato e disegnato questa chitarra. Non avere paura. Chiedi aiuto, cioè non ti devi vergognare dei tuoi problemi. Se hai bisogno di delle sedute, di vedere delle persone, di parlare con qualcuno, fallo, fallo, non è mai troppo tardi. Spiegatemi come si fa a disegnare. Cioè, come ti viene in mente? Ragazzi, il tempo stringe, o troviamo l'ultima chitarra da aggiungere alla serie Paranormal, o stavolta siamo fregati. Aspetta, aspetta, ce l'ho! Supersonic! Frank, hai una cosa... Ah, dove è qua? Ok, facciamo sta Supersonic. Io vi capisco, lo capisco, se uno vede sta chitarra su internet appesa in un negozio, ma neanche ti avvicini. In realtà vi sconvolgerà sentirmelo dire, ma è la pura e semplice verità. Questa tra tutte le Paranormal è la più divertente da suonare. Perché non è solo esteticamente molto strana, anche le sue specifiche sono strane. Il manico ha una scala corta, ancora più corta di quella Gibson, parliamo di un manico con scala 24, e con un capotasto ancora più piccolo. Proprio più stretto, sembra in mano di avere una chitarra microscopica. Io ho delle mani piccoline, non ho le mani gigantesche, ma quando suono sta chitarra mi sento Zakk Wylde. Avete presente che fa sembrare la Les Paul tipo un ukulele? È molto molto particolare proprio da suonare. Se vi capita di vederla appesa da qualche parte, dopo che vi siete ripresi dallo shock, prendetela e provatela perché potreste innamorarvi. È veramente molto molto divertente. Andando nel dettaglio, doppio humbucker, ponte tremolo in stile strato. Caster, selettore a tre posizioni che per qualche motivo non va su e giù, ma va a sinistra e destra, che è scomodissimo. Paletta reverse, guardandola meglio poco fa, mi sono accorto che se la ribaltate completamente, in pratica è una sorta di Jazz Master. Corpo in pioppo, manico in acero con tastiera in alloro, molto particolare, a me è venuto di suonarci questo. Torniamo un attimo sul pianeta Terra con la quarta chitarra, che è la Squier Paranormal Tornado. Ho scoperto poi che in realtà la Tornado non è un design unico per la serie Paranormal, ma esisteva già una Fender Tornado uscita intorno alla fine degli anni 90. Di tutte le 5 chitarre di questo video, questa è in assoluto la più tradizionale di tutte, ha gli stessi legni delle altre, quindi nulla da notificare da questo punto di vista. Doppio humbucker coperto, selettore a tre posizioni tradizionale. Controlli con quattro potenziometri, classico stile Les Paul. Di classico Fender conserva il manico avvitato e il ponte con le corde string through. La trovo un'ottima alternativa per tutti quelli che non vogliono osare troppo, ma vogliono una chitarra con doppio humbucker abbastanza tradizionale, comunque senza spendere tantissimi soldi e con una qualità alta. Ho letto da qualche parte che è un colore che è stato introdotto da poco, mi piacerebbe tantissimo vederlo reintrodotto in modelli più classici, che ne so, su Strato e su Telecaster, perché dal vivo, ora non so se la telecamera lo riesce a catturare, è davvero molto figo. Per quanto riguarda il suono, mentre le altre mi hanno ispirato fortemente, forse un po' perché così eccentriche, questa lo ha fatto un po' di meno, ha un classico suono a doppio humbucker e sicuramente ho trovato le altre più originali anche nelle sonorità, ma forse sono talmente assurde, fuori dai canoni le altre, che questa magari sembra scarica di personalità. In realtà anche questa suona bene, anche se appunto gli manca quella scintilla folle da serie Paranormal. Thank you.
concludiamo con la chitarra numero 5, anche questa molto molto particolare, la Squire Cyclone. Un po' come le prime che erano un incrocio tra Jazzmaster e Telecaster, la Cyclone invece è l'incontro tra una Mustang e una Jaguar. Detta così pare che stiamo parlando di macchine, ma è sempre una chitarra. Che poi in realtà ci sta dentro anche parte della Stratocaster, visto i tre single coil piazzati così. Le particolarità della Cyclone sono intanto la scala corta, che però non è corta come quella della Supersonic, questa è una 24,75, come sulle Gibson per intenderci. I tre single coil con il ponte tremolo, che per forza di cose ci suggeriscono dei suoni molto stratocasteriani. I singoli controlli, tono e volume, come sulla Jaguar, e anche come sulla Jaguar, il selettore per ogni singolo pickup. Possiamo decidere di azionare tutti e tre i pickup contemporaneamente, oppure di sceglierne uno, due, insomma tutte le combinazioni che vogliamo. Questa cosa è abbastanza figa da utilizzare, perché possiamo per esempio accendere ponte e manico per un suono stile Telecaster, però per forza di cose è ovviamente un po' scomodo dal vivo andare a selezionare tutti questi selettori mentre state suonando, insomma non è il massimo della comodità, però è molto originale, molto figa da vedere. Considerando quello che mi piace suonare, quello che è il mio genere, il mio modo di suonare, probabilmente questa qui è quella con cui mi sono trovato meglio da questo punto di vista. Più vado avanti in questo video, più mi sembra assurdo che se ne parli così poco, nonostante la Classic Vibe sia invece così tanto osannata. Mi sentivo in dovere morale di farvele conoscere, perché è veramente un'assurdità che si parli così poco di queste Paranormal. E anche se non era previsto, ho deciso di scegliere per questo video quella che ho preferito di più, diciamo la vincitrice morale, anche se effettivamente non era una gara. La Paranormal che ho preferito tra tutte è la Cabronita. Cioè ragazzi, a guardarla così sembra una chitarra da 35.000 euro. Il look è veramente una figata, cioè sì è strana, però è strana in una maniera molto tollerabile, cioè bella, dai, non sembra folle come le altre. Il connubio pickup, twang, eccetera, la rende anche molto interessante dal punto di vista sonoro, e a sto prezzo trovare una semiacustica con questo livello di qualità costruttivo e questo colore, eccetera, eccetera, secondo me la Cabronita, dai, è troppo figa. Come sempre per questo genere di video io devo ringraziare strumentimusicali.net, che mi ha permesso di scoprire e spero anche di farvi scoprire la serie Paranormal. Provate la serie Paranormal prima di buttarvi sulla serie Classic Vibe, lo sappiamo, la Classic Vibe, eccetera, eccetera, ma guardate che questa Paranormal non sta affatto sotto. Anzi, per certi aspetti io preferisco la Paranormal alla Classic Vibe. Se il video vi è piaciuto, io vi invito a iscrivervi al canale e fatemi sapere qua sotto nei commenti quale di queste 5 chitarre avete preferito e quale invece non avete potuto proprio tollerare, cioè proprio il vostro animo da tradizionalisti è stato ferito. In descrizione trovate il link a tutte le chitarre che ho utilizzato in questo video e anche il link per seguirmi su Instagram. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!